Ciao, finalmente arriva sul canale il video della mia toccata e fuga a Mantova, città che con i Gonzaga è diventata un gioiello del Rinascimento e grazie alle sue chiese e ai suoi palazzi è inserita tra i patrimoni UNESCO. Questo video è il riassunto di una giornata e mezza di visita in cui mi sono dedicata alle riprese più che alle spiegazioni, per cui sentirete la mia voce dallo studio di casa, guardando appunto le mie clip di Mantova in sovraimpressione che appunto, ho messo un pochino in ordine. In modo tale da avere un tour fattibile anche per chi, vuole dedicare alla città una sola giornata. Per chi arriva in auto la potete lasciare gratis al parcheggio Campo Canoa e sfruttare poi la navetta sempre gratuita che porta in centro. Le fermate principali sono a Palazzo Ducale e a Palazzo Te e ovviamente c'è anche il ritorno. Percorrendo il Ponte San Giorgio avete davanti l'omonimo castello inglobato nel Palazzo Ducale. La navetta vi lascerà in Piazza Sordello, quindi proprio davanti alla biglietteria di Palazzo Ducale. Qui vi consiglio di fare la Mantova Card che vale per 72 ore e al costo di 20 euro avete ingressi gratuiti o eventualmente a prezzo scontato alle principali attrazioni in città. Oltre alla Mantova Card aggiungete anche 5,50 euro a persona per l'accesso alla Camera degli Sposi dipinta da Andrea Mantegna. La visita in totale con tutto Palazzo Ducale dura circa 2 ore e mezza e parte proprio da qui, dalla Camera degli Sposi. Al suo interno non si possono fare foto o video, ma l'avrete sicuramente vista nei libri di arte. Vi lascio giusto un'immagine presa dal web, del suo soffitto iconico. Passando poi al Palazzo Ducale, percorrerete le stanze, i cortili e i giardini che fanno parte di questo grandioso complesso monumentale e che rendono evidente il grande potere che avevano all'epoca i Gonzaga. Per deformazione professionale vi segnalo il giardino pensile, che è una vera e propria chicca. Sempre su Piazza Sordello si affacciano altri caratteristici palazzi, come il Palazzo Vescovile, insieme al Duomo dedicato a San Pietro, che è la chiesa più importante della città e al cui interno ospita le tombe di molti membri della famiglia Gonzaga. Proseguendo lungo la via principale si arriva in Piazza delle Erbe. Qui con la Mantova Card potete salire sull'orologio astronomico, al cui interno c'è un piccolo museo dedicato al tempo, appunto sui vari piani della torre, e alla cui sommità potete ammirare una magnifica vista sui tetti della città. Accanto c'è la Rotonda di San Lorenzo, qui c'è un ingresso gratuito, in realtà è ad offerta libera. Che è la chiesa più antica della città, risalente a circa l'anno 1000. Anche questa merita una visita di in realtà pochi minuti. A pochi passi da qui, in Piazza Mantegna, si trova invece la Basilica di Sant'Andrea, la più grande chiesa di Mantova, un vero e proprio capolavoro di architettura. La cupola è imponente anche vista dall'esterno, dalla torre dell'orologio. All'interno è riccamente decorata e al suo interno custodisce anche la terra con il sangue di Cristo raccolta ai piedi della croce come reliquia. È messa sotto chiave e viene esposta al pubblico soltanto il Venerdì Santo. Arrivati a questo punto dovrebbe essere più o meno ora di pranzo. Per sapere dove abbiamo mangiato e dormito, in realtà vi rimando agli shorts che pubblicherò nei prossimi giorni, per cui iscrivetevi e attivate la campanella per non perderveli. Dopo pranzo potete rilassarvi tranquillamente un pochino in Piazza Virgiliana, giusto per avviare un pochino la digestione. In realtà è più un parco che una vera e propria piazza dove spicca la statua di Virgilio, poeta romano nato in un piccolo villaggio nei pressi del territorio dell'antica città di Mantova per i romani. Da qui avete due opzioni: o seguite la cintura verde che costeggia i laghi o all'interno delle vie del centro, arriverete in entrambi i casi al museo di Palazzo d'Arco.
il cui ingresso è compreso nella Mantova Card. Si tratta di una splendida residenza dei Conti d'Arco, oggi trasformata in un museo dove, grazie a una visita guidata, non potete infatti visitarla per conto vostro, riuscirete a calarvi in quella che era la vita di una famiglia nobile dell'Ottocento. La parte migliore è sicuramente il ciclo degli affreschi della Sala dello Zodiaco e, almeno per quanto mi riguarda, ho trovato anche interessante sia il cortile che la serra. Per finire, non potete perdervi Palazzo Te con le sue infinite sale, una più bella dell'altra, che vi lasceranno senza parole, in particolare la Sala dei Giganti. Girando a piedi in serata, tornando appunto verso il centro, abbiamo avuto modo di vedere anche la Loggia delle Pescherie, uno degli angoli un pochino più particolari della città che un tempo era dedicato al commercio del pesce. Qui si conclude il tour che ho fatto io, ma se avete più tempo potete visitare anche altre attrazioni cittadine come la Casa del Rigoletto, il Palazzo del Tempio di San Sebastiano, la Casa del Mantegna, il Museo Tazio Nuvolari, se siete amanti appunto di automobili e velocità, oppure il Teatro Scientifico di Bibbiena. Può essere anche interessante una crociera sui laghi, che sono alimentati dal Mincio, ma per quanto mi riguarda ve la consiglio durante l'estate, quando fioriscono le migliaia di fiori di loto che ci sono. Per una passeggiata rilassante potete invece sfruttare il Parco dell'Arte vicino a Campo Canoa, dal quale potete godere di splendide viste sulla città e divertirvi a scovare le installazioni posizionate al suo interno. Per questo video dedicato a Mantova direi che è tutto. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e commenta se hai visitato la città e hai qualche altra attività da suggerire. Se il video ti è stato utile e vuoi sostenere direttamente il canale, puoi farlo dal tastino grazie qui sotto, oppure abbonandoti al canale a 99 centesimi al mese, meno di un caffè per te, ma è un grosso contributo per la sottoscritta. Per non perderti i prossimi video, iscriviti e attiva la campanella e, come al solito, non mi resta che lasciarvi dicendo: Have a nice life!